È Silk to Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e bentornati nel nostro quarto episodio della nostra Mass Effect Legendary Edition, come l'ho chiamata io, Omar Run. Cosa faremo in questa run? Come sapete, con questo personaggio ispirato al mio amico Omar Prazzoli. Ecco qui Omar Shepard, che abbiamo creato dall'incursore ed è, attenzione, comunque il canale principale del mio amico di gaming, in cui collaboro anch'io con lui in alcuni video di Boss Fight dei Souls Like, e il suo canale secondario CGM Cinema. Vi lascio tutto in descrizione, a fine video miniature da cliccare per andare direttamente a visionare i suoi lavori. Faremo una run psicopatica. Vi ho già fatto, come ben sapete, una, come si dice, una playlist che racchiude un po' tutto quello che si può fare durante una run psicopatica, ma volevo proprio godermi il fatto di fare dei video e portarvi passo per passo quello che si deve fare in questi casi. Come vedete, abbiamo già raggiunto il livello 12, ho cambiato armatura, equipaggiamenti, tutto, quindi siamo messi veramente bene per il momento e siamo pronti per partire con la Normandy. Quindi clicchiamo la mappa galattica, andiamo via dalla nebulosa vedova, come nebulosa serpente sistema vedova, scusate, e raggiungiamo il sito archeologico di Liara, ad Artemis Tau. Andiamo prima qui, anche se abbiamo detto nello scorso video che saremmo andati prima a Noveria, perché lì è stato un errore mio, perché andare prima qui, come vedrete adesso, sganceremo gli ormeggi dalla Normandy, dal porto stellare della cittadella. Andare prima lì ci darà la possibilità di ottenere l'ultimo personaggio della nostra storia, Liara Azzoni, l'ultimo compagno, così potremmo dire, che è una biotica veramente potente ed è l'altro personaggio con cui potete avere la romance in Mass Effect 1. Ora, ciò che dovete cercare è il pianeta Tereum, dove, come vedete, potete atterrare e ci sono degli scavi Protean qui, quindi è l'unico dei quattro sistemi in cui c'è la missione di Liara Azzoni. Ecco qua, quindi prenderemo come compagni Ashley Williams e Urdnot Vrex, ragazzi, eccoci qua. Quindi confermiamo, ci portiamo dietro Ashley in quanto DPS militare, che ora è in armatura pesante anche lei, e Vrex, che anche lui è in armatura pesante, adesso non più media, ed è metà militare e metà biotico. Dovremmo avere una bella potenza di fuoco su quanto alla nostra. Eccoci qua, siamo scesi. Guardate, sto ricevendo delle strane letture, molto strane, anzi quasi assurde. Pare che provengano da una struttura sotterranea a qualche chilometro di distanza dalla zona d'atterraggio. Perfetto. Quindi siamo di strada, ragazzi, dobbiamo arrivare al sito archeologico di Liara e cominciamo ufficialmente, ragazzi, anche se abbiamo già cominciato il nostro episodio. A breve dovremo vederci a Koniget, quindi in questa traversata, perché in alcuni punti dei pianeti principali, delle tre grandi missioni principali, compreso Virmair, che si sbloccherà dopo che fate due missioni, mi sembra, bene o male avremo dei pezzi in cui dovremo gestire in Mako e anche un po' nella missione pre-missione finale. Adesso ci passerà sopra la testa della nave da salto get, noi gli tiriamo qualche smitragliata, qualche colpo di cannone, giusto per sbloccare la voce del codex. Rilascia due camminatori get, che sono due. Questi è meglio affrontarli a bordo del Mako, appunto. Questa missione, ragazzi, è la prima volta che la fate. Se la fate appena usciti dalla cittadella, che siete a livello 4, forse 5, se fate tutte le missioni della cittadella, vi dico che vi dà veramente tanta esperienza. Quindi venire qua subito è un botto di esperienza, salire di livello. Ok, perfetto, adesso le paratie sono chiuse, dobbiamo passare di qua
Perfetto. E ora? Vediamo di scremare tutti i nemici. Allora, dovremmo averli, a parte uno che è là. Perfetto. Qua dietro, signori, troverete due casse, quindi non lasciatele al gioco. Poi guarderò con calma cosa ho raccolto, ma sto già tirando su degli armamenti più interessanti rispetto a quelli che ho a disposizione ora, adesso. Ok, come vedete oramai decrittiamo noi, appunto, quindi non ci serve più né Tali né neanche Kaidan. E qua passiamo da questo lato e usciamo fuori. Allora, adesso ci muoviamo, ecco, dicevo, ci muoviamo se evitiamo di imballarci col Marco, ci muoviamo qua per sbloccare queste paratie. Decrittiamo. E qua sblocchiamo. Perfetto. Riprendiamo il Marco. Sto cercando di fare tutto più velocemente possibile. Ah, forse c'è una cassa. Sì, c'è una cassa sigillata. Penso che sia la prima volta che la vedo da quando in tutte le mie partite di Mass Effect, non sto scherzando. Difficilissima da... Ho trovato anche una corazza da umano. Che corazza abbiamo trovato? Una corazza pesante, la Survivor. Direi sì che gli equipaggiamo le nostre asce, giallo limone, zitrone proprio tedesco, non si può guardare, ma va bene così. Ok. Adesso avanziamo. State attenti a non finire nella lava, inutile che ve lo dico che perché è one shot totale in quel caso. Ecco di nuovo la corazzata Geth che rilascia altre truppe, altri camminatori. Abbiamo sparato chissà dove abbiamo sparato. Ok, adesso proseguiamo di qua. Abbiamo addirittura un colosso Geth che anche dei brutti scudi, ecco qui, buttato giù. E siamo passati di livello, ragazzi. Come vedete, fate veramente livelli velocemente. Qui sblocchiamo tutto. Allora, attualmente mettiamo due punti in addestramento spettro e mettiamo la capacità di violare i Geth e lo smorzamento, così sblocchiamo i vari potenziamenti del nostro Shepard. Mentre per Ashley abbiamo
i fucili d'assalto al massimo, direi che alzargli la forma che gli alza la salute, mentre per Brax potenziamogli al massimo la corazza da battaglia e anche a lui la forma in questo caso. Cerchiamo di avere personaggi più tank possibili. Vedete che loro hanno veramente molti più punti ferita di me, almeno un centinaio, ed è una buonissima cosa. Ok, proseguiamo per questa autostrada. Questi due sono andati, perfetto, acceleriamo e spostiamoci per di qua. Ora la strada da prendere è quella lì avanti. Quindi dovremmo starci nel tempo di video, di registrazione, tutto quello che volete, a fare la missione di Chiara Zone. Ok, questi due sono andati. Stava ancora volando e qua scendiamo dal Mi Mako, muovo. vedete, perché non possiamo passarci qua attraverso col veicolo, quindi proseguiamo a piedi. Proviamo una violazione. Sì, la spariamo chissà dove. Ok. Arma surriscaldata, cambiamo sulla pistola. Perimetro sicuro. Sulla torre nostra, Rex, se eviti di metterti davanti, magari riesco anche a mirarlo. Ok, anche perché il lavoro del cecchino, l'infame lavoro del cecchino è questo. Ci deve essere un altro in giro, eccolo in alto. La prossima volta non metterti in mezzo, Vrex, perché sennò devo sparare al tuo grosso lì dietro. Siamo andati a prendere in mischia. Bersagli neutralizzati. L'hai visto, Ashley? E richiamoci qua per una boss fight, potremmo così dire, a breve.
tempo. Allora, Vrex si è messo a sparare come un beota e quindi è giustamente caduto in battaglia. E aggiungo, giustamente. Ed è nuovamente caduto Vrex. Fatemi vedere se ho coesione, non ce l'ho coesione. Scudo, perché sto a sparare direttamente. Ok, Vrex si è comportato veramente male in sta battaglia, niente da dire. Ok, adesso c'è ancora un nemico lì dietro, vediamo. Questa cosa del radar poi è utilissima. Ecco, non riuscivo a colpirlo. Morti tutti? Li abbiamo sconfitti, comandante. Sì, Vrex torna in vita, quindi sì, li abbiamo sconfitti tutti. Entriamo per accedere alla secondaria area. All'area secondaria, appunto, che ci porterà a cercare la dottoressa Azzoni. Quindi avanziamo dentro questo segnale disturbato, arrivano dei get. Ah beh, se lo dici tu Vrex che viene il bello. Allora, con fucile a cecchino molto spesso non è semplice mirare easy easy, però sto già prendendo tutte le perk per avere tutti gli aiuti alla mira. Ti sfido a sputare fin laggiù. Che belle sfide, Ashley. Ok, scendiamo. Ok, adesso qua. Ecco. Bianco assoluto. A quanto pare il prote ha semplicità. Ok, prendiamo ascensore. Scendiamo sempre di più in profondità. Qualche problema di malfunzionamento, Scendiamo di qua. Ecco la dottoressa. Saren, tu da che parte stai? Cosa? Io non sto con nessuno. Anche se sono la figlia di Venezia, io non sono. Non le parlo da anni, ti prego, tirami solo fuori di qui. Come hai fatto a finire lì dentro? Stavo esplorando le rovine quando sono comparsi i Geth. Quindi sono nascosta qui dentro. Incredibile, eh? Geth, oltre il velo. Ho attivato le difese della torre. Sapevo che la barriera mi avrebbe tenuti fuori. Quando l'ho attivata, devo aver toccato qualcosa per sbaglio. E così mi sono ritrovata bloccata qui. Deve tirarmi fuori, ti prego. Non avresti dovuto usare una tecnologia che non sei in grado di comprendere. Non potevo farmi catturare da Yet. E comunque so come funziona, più o meno. Qui dentro c'è un pannello di controllo che dovrebbe disattivare questa fase. Ma prima dovrai superare la barriera. Questa è la parte difficile.
Le difese non possono essere disattivate dall'esterno. Io non so come riuscire a passare. Fai attenzione. C'è un crollo. Hanno provato a superare la barriera in diversi modi. Ok, ragazzi. Allora, dobbiamo aprire la strada di Liara per liberarla. Girarlo. Ecco, è andato. Allora, decrittiamo. Poi guardiamoci bene attorno, se non ci sono altri bottini da prendere. Uno qua. Anche le decrittazioni, come vedete, in questa zona sono relativamente semplici, quindi è effettivamente una zona che potete fare a low level, questa qui. Adesso puntiamo il laser minerario per aprire la strada. Inserisci codice. Allora, non me lo ricordo ovviamente il codice, quindi dovrò provare un po' di volte. Non è così. Ok, quadrato ultimo tasto. Ora scendiamo e prendiamo questo ascensore. Ecco la dottor Sazzoni. Come hai fatto ad arrivare qui? Non credevo ci fosse un modo per superare la barriera. Ci siamo aperti la strada con il laser minerario. Ma certo, sì, è una cosa logica. Ti prego, portami via da qui prima che arrivino i Geth. Quel pulsante dovrebbe disattivare il campo di contenimento. Idea su come uscire da questo posto? C'è un ascensore al centro della torre. O almeno credo che sia un ascensore. Dovrebbe portarci fuori di qui. Andiamo! Non riesco ancora a crederci. Voglio dire, per quale motivo i Geth ce l'hanno con me? Pensi che Venezia sia coinvolta? Saren sta cercando il condotto. Pensaci bene, signorina esperta di Protean. Il condotto? Ma io non... Che cosa diavolo è stato? Queste rovine sono instabili. Il laser minerario deve aver innescato un fenomeno sismico. Dobbiamo sbrigarci. Questo posto sta crollando. Joker, fai decollare la Normandy e aggancia il mio segnale. E alla svelta! Agli ordini, comandante. Leviamo l'ancora. Sarò lì tra 8 minuti. Deve essere vicino, capo. Se morirò qui, lo ucciderò con le mie mani. Ok, saliamo. E attendiamo di arrivare in cima con l'ascensore. Abbiamo tempo da perdere con questo idiota. All'attacco! Mi piace questo atteggiamento. Ah, che rigenerazione questo.
C'è mancato un pelo, comandante. Ancora 10 secondi e saremmo finiti in un mare di zolfo incandescente. La Normandy non è equipaggiata per atterrare in un vulcano in eruzione. La cosa tende a danneggiare i sensori e a fondere lo scafo. Magari ricordatene in futuro. Siamo quasi morti là fuori e tu pensi solo a scherzare. A volte giocare è proprio insopportabile. Ignoriamolo. Capisco. Deve essere un comportamento tipico degli umani. Mi spiace, non ho molta esperienza con la tua specie, comandante. Però ti sono grata. Mi hai salvato la vita là fuori. E non soltanto dal vulcano. Quei Get mi avrebbero uccisa. O ancora peggio, mi avrebbero portata da Saren. Che cosa voleva Saren da te? Sai qualcosa sul condotto? Soltanto che è in qualche modo collegato all'estinzione dei Protean. Io sono esperta in questo campo. Ho passato gli ultimi 50 anni cercando di scoprire che cosa gli è successo. Ma quanti anni hai esattamente? Non mi piace ammetterlo, ma ho soltanto 106 anni. Dannazione. Spero di essere ancora in forma come te quando avrò la tua età. Un secolo può sembrare un periodo molto lungo per una specie dal ciclo vitale breve come la vostra. Ma fra le Asari sono considerata poco più che una ragazzina. Per questo le mie ricerche non hanno goduto delle attenzioni che avrebbero meritato. A causa della mia giovane età, le altre studiose Asari tendono a trascurare le mie teorie sul destino dei Protean. Mi sono fatto anch'io qualche idea sulla scomparsa dei Protean. Con il dovuto rispetto, comandante, ho già ascoltato tutte le teorie esistenti. Il problema è trovare delle prove che le avvalorino. I Protean non hanno lasciato molto dietro di loro. Sembra quasi che qualcuno abbia voluto rendere irrisolvibile questo mistero. Sembra che qualcuno abbia distrutto tutte le tracce lasciate dai Protean nella galassia. Ma ecco la parte più incredibile. Secondo i miei ritrovamenti, quella dei Protean non è stata la prima civiltà galattica a svanire misteriosamente. Il ciclo è iniziato molto prima di loro. Da dove arriva questa teoria? Pensavo che non esistessero prove. Sono 50 anni che ci lavoro. Ho raccolto ogni frammento, ogni minuscola traccia. Alla fine sono emersi degli schemi comuni, schemi che fanno intuire la verità. Non è facile spiegarlo a un'altra persona. Non ho niente di veramente concreto a sostegno della mia teoria. È più una sensazione derivante da 50 anni di ricerche. Però so di avere ragione, e un giorno riuscirò a dimostrarlo. Ci sono state altre civiltà prima dei Protean. Il ciclo si è ripetuto più volte. Vieni al dunque. La galassia si regge su un ciclo di estinzioni. Ogni volta che una grande civiltà si sviluppa, finisce in modo improvviso e violento, lasciando solo rovine. I Protean sono partiti da un solo pianeta e hanno creato un impero grande quanto la galassia. E lo hanno fatto costruendo sulle rovine dei loro predecessori. Le loro più grandi conquiste, i portali galattici e la cittadella, si basano sulla tecnologia di coloro che sono venuti prima di loro. E poi, come tutte le altre civilizzazioni dimenticate della storia galattica, i Protean sono scomparsi. Lo scopo della mia vita è capire perché. Non sei un granché come esperta, dottoressa. La risposta è stata davanti ai tuoi occhi per tutto questo tempo. I Protean sono stati annientati da una specie di macchine. I razziatori. I razziatori? Ma non ho mai saputo che... Come puoi saperlo? Che prove hai per confermare ciò che dici? Su Eden Prime c'era una sonda Protean danneggiata. Ha trasmesso nel mio cervello una visione. Sto ancora cercando di comprenderne appieno il significato. Visioni? Sì, ha senso. Le sonde sono state progettate per trasmettere informazioni direttamente nella mente dell'utilizzatore.
Solo che trovarne una ancora funzionante è incredibilmente raro. Non mi meraviglia che i Geth abbiano attaccato Eden Prime. La possibilità di ottenere una sonda funzionante, anche se danneggiata, giustifica qualsiasi rischio. Le sonde, però, erano pensate per interagire con le menti dei Protean. Ecco perché le informazioni che hai ricevuto ti sono sembrate poco chiare. Trovo davvero incredibile che tu abbia capito qualcosa. Una mente inferiore sarebbe stata interamente distrutta nel processo. La tua forza di volontà è davvero rimarchevole, comandante. Tutto questo non ci aiuta a trovare Saren né il condotto. Certo, hai ragione. La mia curiosità scientifica mi ha distratto. Purtroppo non ho alcuna informazione utile per localizzare Saren o il condotto. Sembra proprio che abbiamo perso del tempo. Aspetta, comandante. Saren potrebbe cercare ancora di uccidermi. Mi sentirei più sicura a bordo della tua nave. E forse le mie conoscenze sui Protean potranno tornare utili in futuro. I suoi poteri biotici potrebbero servire in combattimento. Abbiamo già tutte le specie non umane esistenti a bordo. Perché non aggiungere anche un Asari alla squadra? Grazie, comandante. Ti sono molto... Ehi, temo di non sentirmi molto bene. Quando hai mangiato l'ultima volta? Ho dormito. Dovresti farti dare un'occhiata dalla dottoressa Jacques. Probabilmente è semplice stanchezza mentale, unita allo shock di aver scoperto che cosa è realmente accaduto ai Protean. Comunque, un esame medico di sicuro non mi farà male. Anzi, mi darà il tempo necessario per riflettere. C'è altro, comandante? Vai dalla dottoressa. Gli altri possono andare. Ho inviato i rapporti sulla missione, comandante. Vuoi che apra un canale di comunicazione con il Consiglio? Fallo subito, Joker. Sto aprendo il canale, comandante. Abbiamo ricevuto il suo rapporto, comandante. La dottoressa Zoni è a bordo della Normandy, immagino. Ha preso le necessarie misure di sicurezza? Non ditemi come devo fare il mio lavoro. Può agire come meglio crede, comandante. Il nostro ruolo è quello di fornire una guida, un consiglio. Sta a lei essere così intelligente da ascoltarci. Non mi serve questo lavoro. Comunicazione interrotta, comandante. Ok, ci divertiremo a fare disconnessioni col consiglio quando sarà il caso. Allora, abbiamo ancora un bel po' di tempo a disposizione per il nostro episodio, quindi ciò che potremmo andare a fare, gente, è parlare con Liara Zoni per conoscere un po' meglio. Siamo stati un po' duri con lei, come lo è sempre stato il nostro comandante Omar Shepard, appunto, ma in questo caso forse potremmo diventare un po' più maleabili quando capiremo che la dottoressa Zoni è un personaggio, diciamo, romanzabile. Innanzitutto, scusate, possiamo parlare con Kaidan, ecco qua. Hai bisogno di qualcosa, comandante? Volevo solo sapere che aria tira nell'equipaggio. La tua opinione? Questo è un colloquio ufficiale, comandante. Oppure posso parlare liberamente? Non ho tempo per le valutazioni dell'equipaggio. Se hai qualcosa da dire, sei autorizzato a farlo. Bene. In effetti credo che ci sia qualcosa che non va. Saren sta cercando informazioni su una specie di estinzione galattica. Allora perché il Consiglio non si decide ad aiutarci? Perdona lo sfogo, comandante. Il pericolo è quanto mai evidente, ma c'è qualcuno che lo sta ignorando. Abbiamo i nostri ordini, e lamentandoci non otterremo niente. Ho capito. Pare che in qualche modo dovremmo far cambiare idea al Consiglio. Scusa se sono stato troppo informale. Il protocollo non era un problema, Jumpsy. Spero che non farai domande quando sarà il momento di fare sul serio. Certo che no. Non sto criticando la missione. Sono solo preoccupato. Non devi preoccuparti per me, comandante. Ok. Forse possiamo fargli anche la domanda riguardo alla valutazione tattica. Qual è la tua opinione sull'ultima missione? Dottoressa Zoni, sembra una ragazza dolce, piuttosto attraente. Voglio dire, se ti piacciono le ragazze sofisticate. E gli diremo, certo che mi piacciono, perché ora c'è la sfida con Kaidan nel conquistare la Liena. Da qui daremo l'ok al fatto che il nostro comandante Omar Shepard femminaiuolo, come ben sapete, incomincerà a provare interesse per la Liena. Ma ricorda che l'ho vista prima io, tenente.
Solo qualche secondo prima, signore. Parleremo in un altro momento, tenente. Comandante. L'ho vista prima io, Caridan. Quindi adesso è più che altro un trofeo da conquistare a dottoressa Azzoni. Ed ecco qua. Comandante, sei qui per sincerarti delle mie condizioni. Ero in pensiero, cambiamo proprio registro. Ora hai un aspetto migliore. Come ti senti? La dottoressa Chakwas dice che starò bene. Sono colpita dal suo livello di conoscenza della fisiologia di noi Asari. Sei in buone mani. La dottoressa Chakwas sa quello che fa. Non ti ho mai detto grazie nel modo giusto per avermi salvata dai Geth, comandante. Senza di te... Sono felice che siamo arrivati in tempo. Anch'io. So che hai corso un rischio portandomi a bordo di questa nave. Ho visto come mi guardano i membri dell'equipaggio. Non si fidano di me. Io però non sono come Venezia. Farò tutto il possibile per aiutarti a fermare Saren. Lo giuro. Non temere, Liara. Io mi fido di te. So che non mi deluderai. Questo significa molto per me, comandante. Grazie. Sai perché Venezia si è unita a Saren? Non capisco. Diceva sempre che le Asari devono riuscire a essere coinvolte maggiormente nel flusso degli eventi galattici. Forse pensava che, alleandosi con Saren, avrebbe ottenuto un effetto benefico sul lungo periodo. O almeno lo spero. Questa cosa ti fa soffrire, però. Tutto questo non ha alcun senso per me. Non ho parlato a Venezia per anni, ma la conosco. Questo non è da lei. Qualcosa è cambiato. Vorrei saperne di più sulle Asari. Siamo stati la prima specie a scoprire la cittadella e abbiamo contribuito fortemente alla formazione del Consiglio. Cerchiamo sempre di rappresentare la voce della cooperazione pacifica nelle dispute nella galassia. La mia gente crede che facciamo tutti parte di una singola comunità galattica. Ogni specie contribuisce a qualcosa di molto più grande. Anche se cerchiamo di comprendere le altre specie, però, in pochi si prendono la briga di comprendere noi. La galassia pullula di voci e false informazioni sulla mia gente. Di che genere? Buona parte delle falsità che circolano riguardano il nostro rituale di accoppiamento. La mia specie è monosesso. Maschio e femmina sono due termini privi di significato per noi. Certo, abbiamo bisogno di un partner per riprodurci, ma può provenire da qualsiasi specie ed essere di qualunque sesso. Non capisco. La tua specie può accoppiarsi con chiunque. Accoppiarsi non è il termine esatto, non per come lo intendi tu. Il contatto fisico può essere presente o può non esserlo. Non è l'elemento saliente dell'unione. La vera connessione è mentale. La nostra fisiologia ci consente di unirci ad altri esseri viventi, di toccare le profondità delle loro menti. Noi esploriamo la memoria genetica delle altre specie. Condividiamo gli elementi di base delle loro identità individuali e razziali. In seguito trasmettiamo questi elementi alle nostre figlie. Così possiamo crescere come specie. Così arriviamo a sviluppare una comprensione superiore delle altre specie. Cosa succede al vostro partner dopo l'unione? Ogni relazione è differente. Alcune unioni si esauriscono in un incontro, dopo il quale i due genitori si separano. Altre sono invece unioni a lungo termine. A volte l'Asari e il suo partner rimangono insieme per decenni. Sai che aveva scelto come partner la matriarca Venezia? Parlava raramente del suo partner. Ma io so che mio padre, se vuoi proprio usare questo termine, era Asari. Venezia non ti ha mai detto il nome del suo partner? L'unione interna alla nostra specie non è più consueta. Non ai fini riproduttivi, almeno. Molte Asari credono che indebolisca la specie. Le figlie Asari ereditano i tratti caratteristici della specie del padre. Se entrambi i genitori sono Asari, non c'è alcun miglioramento. O almeno così lascia intendere la convinzione diffusa. Io sono quella che a volte viene definita come puro sangue, anche se nessun Asari oserebbe mai dirmelo apertamente. Si tratta di un grave insulto fra la mia gente. È possibile che la partner di Venezia fosse imbarazzata dalla loro unione. Forse non mi ha mai voluto riconoscere pubblicamente come sua progenie. Forse avrebbe voluto incontrarti, ma non ha potuto. Forse le è successo qualcosa. Forse non è più in vita. Potresti aver ragione. E spero che tu ce l'abbia. Ma non ho modo per esserne sicura. Venezia non parlava mai della sua partner.
Qualsiasi cosa sia accaduta le ha causato un grande dolore. Mi ha cresciuta da sola, cosa peraltro non insolita. Molte Asari crescono le figlie da sole, in particolare se la specie del padre ha un ciclo vitale molto breve. Spesso il genitore muore ben prima che la figlia raggiunga l'età adulta. Voi Asari potete vivere per 1000 anni. Che succede quando il vostro partner muore? Poche specie senzienti vivono tanto quanto la mia. Abbiamo imparato a guardare le nostre unioni sotto il giusto approccio psicologico. Non ci concentriamo sull'inevitabilità della separazione dal partner, ma sul godere appieno del tempo che ci è concesso. E anche dopo la sua morte, una sua parte rimane viva in noi. L'unione è una connessione capace di trascendere spazio e tempo. Ora devo andare. Arrivederci, comandante. Ho la sensazione che tu voglia chiedermi qualcosa, comandante. Parlami di te, Liara. Di me? Temo di non essere molto interessante, comandante. Passo buona parte del mio tempo nei siti archeologici, recuperando oggetti di uso comune sepolti fra le rovine Protean. Sembra una cosa pericolosa e solitaria. A volte mi imbatto in qualche forma di vita indigena pericolosa o in qualche banda di mercenari o predoni, ma ho sempre fatto molta attenzione. Finché i Geth non mi hanno seguita su Artemis Tau, non ho mai trovato situazioni che le mie abilità biotiche non potessero gestire. Per quanto riguarda la solitudine, beh, è un aspetto che per lo più mi piace. A volte sento proprio la necessità di stare lontana da tutti gli altri. Non ti piace la gente? Immagino che sia perché sono la figlia di una matriarca. Tutti si aspettavano che io seguissi le orme di Venezia. Volevano che diventassi una guida per la nostra gente. Le matriarche guidano i loro seguaci verso il futuro. Cercano la verità su ciò che ancora deve accadere. Forse è per questo che io mi sono interessata ai segreti del passato. A dirlo sembra una cosa davvero sciocca. Sembra che io sia diventata un'archeologa soltanto per dare un dispiacere a Venezia. Tutti i figli si ribellano ai genitori. È una parte naturale del processo di crescita. Ah, tu condividi la saggezza della matriarca, Shepard. Hai usato le stesse parole che ha pronunciato Venezia quando le ho comunicato la mia decisione. C'era anche dell'altro, però. Io mi sentivo attratta dal passato. I Protean erano delle figure misteriose. Io volevo scoprire tutto il possibile su di loro. Per questo ti trovo così affascinante. Hai avuto un contatto con la sonda di Eden Prime. Hai sperimentato una tecnologia Protean funzionante. Sembra quasi che tu voglia dissezionarmi in laboratorio. Cosa? No, non volevo insinuare che... Non volevo certo offenderti, Shepard. Volevo soltanto dire che saresti un esemplare molto interessante da studiare a fondo. Oh no, così è ancora peggio. Calmati, Liara. Stavo soltanto scherzando. Scherzando? Oh, per la dea. Come ho fatto a essere così sciocca? Adesso penserai che sono una stupida. Adesso sai perché preferisco passare il mio tempo con dischi dati e computer. Quando ci sono altre persone in giro, finisco sempre per dire qualcosa di imbarazzante. Per favore, fai finta che questa conversazione non sia mai avvenuta. Ora devo andare. Alla prossima, Shepard. Ok, ragazzi. Allora, abbiamo cominciato il flirt con Liara, da quello che avete visto. E ora prendiamo l'ascensore per scendere, dopo che abbiamo scoperto cose abbastanza importanti sulla cultura Asari, per andare a parlare con Ashley. Perché, come sapete, l'altra romance che vogliamo portare avanti è quella con Ashley. Quindi parliamo con lei. Ah, prima che me ne vada. Hai detto che ora sei sotto il comando di Shepard, vero? Lo abbiamo visto in TV. Avevi ragione, è carino. A più tardi, sorellina. Dimmi che non hai ascoltato. Temo di sì. Sparami, allora. Era una delle mie sorelle. Era Sara, la più giovane. Sono sorpresa di vederti qui, signore. Pensavo fossi da quella... com'è che si chiama? Zoni, no? Liara? Perché ti viene in mente una cosa del genere? Si dice in giro che tu abbia un certo interesse nei suoi confronti. Certo, capisco perché. L'equipaggio è fuori discussione per via dei regolamenti. E almeno lei ha l'aspetto di una donna. Pensi che sia interessato a Liara perché è l'unica che mi è concesso frequentare? Allora è vero che ti interessa. Ma forse è solo per motivi politici, eh? È la figlia di un diplomatico alieno? O hai ricevuto ordine di essere carino con i mostri dagli occhi da insetto? Che c'è? Non sarai venuto qui per origliare la mia posta, spero?
Mi sembra che la famiglia sia molto importante per te. Sì, siamo sempre stati molto uniti. Soprattutto io e le mie sorelle. Con mio padre lontano così spesso, ho dovuto aiutare mia madre a crescerle. Tuo padre prestava servizio nella flotta? Sì, era sempre pronto a imbarcarsi su qualsiasi cosa volasse nello spazio. Si dava un gran da fare cercando di emergere. Ma non è mai riuscito a superare il grado di tecnico addetto alla manutenzione di terza classe. Quando sono diventata capo, oh, com'era orgoglioso. Mi salutava con il saluto militare. E che mi dici di tua madre? Non la menzioni mai. Di sicuro sai come sono le mogli dei militari. Forti, perché sono obbligate a esserlo. In grado di crescere i figli mentre il marito è in missione per 6 mesi. Ha una laurea in geologia planetaria. Lei e papà volevano entrambi esplorare nuovi mondi. Quando siamo nate, però, ha rinunciato alla carriera per crescerci. Hai più di una sorella. La tua deve essere una famiglia numerosa. Già, io sono la prima. Poi vengono Abby e Lynn. Sara è la più piccola, va ancora al liceo. Con 4 ragazze per casa, papà diceva di sentirsi sempre in inferiorità numerica. Dove sei cresciuta? Dappertutto. Ci siamo trasferiti almeno 4 volte prima che finissi le elementari. Dove ti manda il comando, tu vai, giusto? Immagino che sia per questo che sono così legata alle mie sorelle. Ogni 2 o 3 anni dovevamo abbandonare tutti i nostri amici. E dopo che hai dato una mano a crescerle, le tue sorelle ti parlano ancora. Incredibile. Fra Sara e me, per un bel po' ci sono state scintille. Poi ci siamo capite. Sembra una bella storia. Ti va di raccontarmela? Sara stava con un ragazzo che voleva correre più di quanto volesse lei. Mike. Non era un cattivo ragazzo, aveva solo troppa fretta. Lynn mi ha mandato queste video mail e io le ho detto di stare tranquilla. Dove eri tu mentre succedeva tutto questo? Ero in servizio. Sara finirà il liceo quest'anno. Questa storia risale soltanto a un paio di anni fa. Erano su Amaterasu. Io in quel periodo ero stata assegnata a Tsarnobog. Stesso settore, ma una 10 anni luce di distanza. Abbastanza vicini da parlare regolarmente, troppo lontani per tornare in caso di emergenza. Non potevo permettermi un volo rapido. Se davvero avesse tenuto a lei, avrebbe rispettato i suoi tempi. Sì. Certo, se non ci avesse neppure provato, sarebbe stato offensivo nei confronti di Sara. Insomma, in un modo o nell'altro, avrebbe sbagliato. Mike aveva pensato di invitarla a una passeggiata romantica nei boschi. E che ormai era tempo che rompessero il ghiaccio. Aveva steso Mike facendogli dare una testata a un albero e poi era scappata. Non aveva neanche un graffio. Per fortuna i miei genitori ci avevano insegnato alcune mosse di autodifesa. Ho chiesto un permesso per motivi straordinari e ho accompagnato Sara a scuola per qualche giorno. Non avete avvisato la polizia? Lei però diceva che non avrebbe risolto il vero problema e che lei e Mike sarebbero finiti sulla bocca di tutti. Quella era una colonia piccola. Io dissi che la scelta aspettava a lei, che dovevamo lasciarla fare di testa sua. Mia madre si arrabbiò parecchio. Hai detto che tutte le tue sorelle conoscevano la difesa personale. Lynn si era addestrata con la pistola, ma non le piaceva. La innervosiva. Sara aveva scelto l'aikido. Abby aveva studiato la spada. È sempre stata un po' strana. Le piacciono le gonne ampie e i top super attillati. Devo ammettere che le donano, comunque. E tu, invece, cosa hai imparato? Uno degli amici di mio padre mi ha insegnato la lotta corpo a corpo dei Marine. Hai fatto un sacco di strada per andare ad accompagnare a scuola tua sorella. Erano solo 10 anni luce. Circa 1 giorno di viaggio. Non dovevo mica andare fin sulla Terra o cose del genere. Nell'ultimo giorno del mio permesso trovammo Mike ad aspettarci. Sara aveva detto ai suoi amici cos'era successo e lui non era per niente contento. Volevo ridurlo in poltiglia. Ma Sara mi ha guardato come per dire: lasciami fare, tocca a me. Rimase calma la mia sorellina, mentre lui le gridava in faccia. Lo ha lasciato sfogare. Poi lui ha cercato di darle un pugno. Lo giuro, si è smaterializzata ed è ricomparsa dietro di lui. E un attimo dopo, Mike era a terra e c'era sangue dappertutto. Davvero incredibile. Sara deve essere in gamba, come te. Di più. Io so soltanto picchiare duro. Quando ho fatto partire il pugno, lei è svanita. E lui è volato a terra. Lo ha aiutato a fermare l'emorragia e mi ha fatto chiamare un'ambulanza.
Ha detto agli infermieri che era caduto. Prima che lo portassero in ospedale, Mike ha sfiorato il braccio di Sara. Per un attimo ho pensato che sarebbe finito di nuovo per terra. Invece si è avvicinato a lei e ha detto: «Mi dispiace». E ha iniziato a piangere. E lei lo ha abbracciato. Le Williams sono tipe toste, comandante. Noi facciamo le cose quando ci sentiamo pronte a farle. Non prima, non dopo. Tua sorella è in gamba. Ma tuo padre? Non hai parlato per niente. Era in missione. Mio padre aveva sempre voluto prestare servizio nello spazio. Ma voleva che noi crescessimo con la terra sotto i piedi. Diceva sempre: lo spazio è fantastico, ma non è il posto dove far crescere una famiglia. Staccarmi non posso dall'errar mio. Vuò bere la vita sino alla feccia. Per tutto il tempo molto gioito, molto sofferto. E con quelli che in cuor mi amarono, e solo. Sempre errando con avido cuore, molte città vidi io, molti uomini. E seppi la mente loro, e la mia non il meno, ond'ero nel cuore di tutti. Non avrei mai pensato di sentirti recitare una poesia. Solo perché posso piazzarti una pallottola in mezzo agli occhi da 100 metri di distanza non significa che non sia una ragazza sensibile. Solo non farlo sapere troppo in giro. Ulisse era la poesia preferita di mio padre. Ogni volta che partiva, si portava una registrazione di me che la leggevo. Alla fine ne aveva una decina di versioni. Gli piace ancora? Lo spero proprio. La leggo sulla sua tomba ogni volta che torno a casa. Mio padre è morto pochi anni fa, però di sicuro mi tiene ancora d'occhio. Quindi comportati bene. Vuoi dire da dove si va dopo la morte? Esatto, capo. Adesso lui è con Dio. Non è un problema per te, vero? Che io sia credente, intendo. Chiunque ha il diritto di credere in ciò che vuole. Almeno nella carta dell'Alleanza c'è scritto così. Con parole più forbite, ovviamente. Mi fa piacere che tu sia di ampie vedute al riguardo. Ho incontrato parecchie persone che sono rimaste colpite dalla mia fede. Solo perché lavoro nello spazio. Non posso credere a un essere superiore. Pronto? Per caso vi è capitato di guardare fuori dagli oblò? Come potete guardare questa galassia e non credere in qualcosa? Dovrei tornare al lavoro. Non voglio farti sprecare tutto questo tempo. Cosa ne pensi tu dell'ultima missione? Non so se credere alla storia della dottoressa Zoni. Sul fatto che lei e sua madre non si parlino. Sono parenti, no? Non so neppure io se possiamo crederle. Ma è meglio averla in un posto dove la possiamo controllare. La cosa ha senso. Peccato che quelle rovine siano andate distrutte. Esistevano da millenni. È incredibile se ci pensi. Parleremo più tardi, Williams. Non vedo l'ora, capo. Allora, abbiamo instaurato ancora di più il rapporto con Ashley, dicendo che comunque non ci fidiamo di Liara, come avete visto. E stiamo facendo buon viso, cattivo gioco con entrambe le femmine. Quindi il nostro Omar Shepard, da buon femminaiuolo, tiene i piedi in due scarpe fino a quando non sarà costretto a scegliere. Almeno questa è la scelta di Ran che voglio fare, anche se Ashley ammetto che sarà la mia scelta principale a livello di romance in questa avventura. Detto questo, ragazzi, se questo video ovviamente vi è piaciuto, io vi chiedo come sempre di piazzare un pollice su, un like, ma soprattutto, se vi piace questa run di Mass Effect, volete sapere come va avanti e volete vedere appunto altri episodi, vi chiedo di iscrivervi al canale. Iscrivetevi, attivate la campanella e in questo modo saprete sempre tramite notifica quando vi metto online un nuovo episodio di Mass Effect Legendary Edition. Vi ricordo, mentre con miniatura video in questo momento, i canali del mio amico Omar Prazzoli, qui è ispirato questo personaggio Omar Shepard, il suo canale principale Omar Prazzoli di gaming e il suo canale di videomaking dove fa corti horror, che è CGM Cinema. Noi ci vediamo come sempre al prossimo episodio e un saluto a tutti voi. Grazie di aver visto questo video.